Nella splendida cornice del Castello dei Monti di Corigliano d'Otranto è stata svelata la livrea di gara della nuova Ferrari 488 Evo con un motore turbo vuoto da 3,9 litri e 670 cavalli ed i colori della sua scuderia F Corse. A pilotarla sarà Eliseo Donno, che da poco ha compiuto 18 anni ma corre sulle piste da quando ne aveva appena 9. Negli ultimi 3 anni la sua carriera da pilota professionista ha raggiunto i primi successi a livello internazionale, tanto che dal 24 marzo a Valencia, in Spagna, sarà per la seconda stagione tra i 50 piloti pro europei che prenderanno parte al Ferrari Challenge 2023 e si contenderanno il trofeo Pirelli. Devo ringraziare tanto i miei sponsor perché questo è stato possibile grazie a loro. Un'altra persona che devo ringraziare molto è mio padre, perché nonostante tutti gli spostamenti che fa per me e la mia famiglia, i miei fratelli, le mie sorelline e mia madre. Grazie mille anche a loro sono potuto arrivare a questo traguardo. Quali sono le prossime sfide? È un po' presto da dirlo perché ancora il campionato in cui siamo focalizzati deve ancora incominciare, però appena fatte le prime 2 gare vedremo quali sono i prossimi piani per il futuro. Il Ferrari Challenge è il campionato monomarca che dal 1993 porta sulle piste più belle del mondo le vetture di Corsa Maranello attrezzate per la competizione. La sua città lo ha voluto omaggiare con una serata in cui è stato presentato il programma della stagione Corse 2023, ma anche le caratteristiche dell'autovettura e la preparazione tecnica del pilota salentino. Come si dice, auto bagnata, auto fortunata, eh? Ha cominciato a piovere, appena abbiamo messo anche in posizione ha cominciato a piovere, quindi speriamo, come detto te, che la fortuna ci porta avanti per tutto l'anno. I nonni sono contenti? Sì, molto, molto contenti. Lo seguite? Sì, sempre. Un po' di paura ce l'avete? È tanta. C'è tanta paura, quando specie sono giovani che camminano da soli. Sai, in quest'epoca adesso è un po' pericoloso. Un po' di ansia c'è, però avete fiducia in lui? Certo. Sì, come no, molto. Grazie. Bravo.